siamo arrivati al termine di questa bellissima manifestazione, questa rassegna continentale, che è stata la prima regata dell'era Covid. Bravissime tutte e 22 le ragazze presenti. Abbiamo conquistato 6 medaglie, 2 per ogni colore, 2 medaglie d'oro, 2 d'argento e 2 di bronzo, che coronano gli sforzi che abbiamo fatto in questo periodo per arrivare fin qui. Il grazie va al direttore tecnico, che è stato il nostro faro in questo periodo buio. L'abbiamo seguito, ci ha dato sicurezza, ci ha dato una strada a seguire. Un grazie agli allenatori societari, che hanno, durante il lockdown e anche alla riapertura successivamente, sono riuscite a continuare a tenere viva la fiamma della motivazione delle proprie ragazze. Grazie a staff sanitario che sia qui all'Europeo che il raduno ci ha permesso, pur con le normative Covid, quindi con i problemi conseguenti anche al rispetto ai protocolli, ci ha permesso di lavorare in estrema sicurezza e tranquillità. Grazie anche al Centro Remeo di Pusiano, che ci ha ospitato e ci ha permesso di svolgere questo raduno in questa location assolutamente nuova per la nazionale italiana. Si sono comportati e ci hanno fatto sentire veramente a casa e non ci hanno fatto mancare niente. Grazie ai miei collaboratori Leonardo e Paolo, ormai siamo simbiotici, facciamo squadra e sono assolutamente insostituibili, ormai ci si capisce al volo e siamo riusciti a sia a formare gli equipaggi a casa che anche a farli gareggiare nella maniera migliore. Grazie anche a Gildo, che si è unito quest'anno a Girardoni, Daniele Girardoni, che si è unito a noi e ha dato assolutamente il suo contributo e si è reso anche lui una pedina importante di questa rassegna. Tornando ai risultati delle gare, quindi al riscontro tecnico avuto, dico nei pesi leggeri abbiamo preso medaglie in tutte e 4 le barche presentate, abbiamo un quattro di coppia vincente ormai dal 2015, anche qui abbiamo confermato, doppio PL di altissimo valore, è risultato un po' strano trovarci con soltanto 4 barche, mentre nel 2 senza le barche sono state ben 8. Però anche qui abbiamo assolutamente confermato il nostro altissimo valore. Benissimo, dico, le due senior che ci arrivano dal gruppo olimpico, Clara e Alessandra, che si sono assolutamente integrate e pur con l'intoppo nel recupero e quindi con la ripetizione del recupero non hanno perso la concentrazione e hanno portato a casa una bellissima medaglia d'argento. Una nostra grande scommessa vinta è stata quella del 4 senza senior. Abbiamo in corso d'opera optato per non schierare lo stesso quartetto nel 4 con e abbiamo rischiato e azzardato di iscriverci nella specialità olimpica, la scelta coraggiosa nostra e delle ragazze, perché con loro abbiamo condiviso questa scelta, dico, ci ha premiati perché portiamo a casa una bellissima medaglia d'argento in una specialità assolutamente agguerrita. Splendida e coraggiosa la medaglia della nostra piccola grande Greta Martinelli, con cui si è deciso di lasciare il 4 di coppia per cimentarsi nella specialità del singolo. E sicuramente anche questa scelta è stata sicuramente appagante e abbiamo portato a casa una medaglia di bronzo importante. In ultimo il 2 senza pesi leggeri, anche qua una bella medaglia in una specialità dove dopo i primi 2 anni, siamo al terzo anno in cui questa specialità è entrata nel programma, comincia a diventare altamente competitivo, tant'è che tra le medaglie si annoverano anche atlete che hanno preso medaglie nelle edizioni precedenti nelle specialità di coppia. Bravissime anche le ragazze che non sono arrivate sul podio, il 4 di coppia senior che ha fatto una finale coraggiosa restando in gruppo per 1000 metri, non riuscendo a mantenere poi il treno delle migliori, e le nostre 2 barche in finale B sono risultate una prima e una seconda, dico pure qua, dico, dimostrando di essere al limite dal poter entrare in finale, quindi
un giusto completamento della nostra squadra.